da Batacchi, qui l'onore di presentarmi Sabrina Ceni, l'autrice di questo delizioso romanzo che io ho visto un giorno, ho incontrato per caso prima di conoscerti, ho visto, e sono rimasta dal titolo, Arvaïs, va bene, ma La memoria delle anime imperfette, cioè mi ha proprio colpito questo titolo. Io stessa sono appassionata di storia delle religioni, ho scritto sui templari, eccetera, però i catari, insomma, sono sempre stati uno dei libri, insomma, cose che mi hanno sempre appassionato, e quindi ho letto il romanzo che trovo veramente, veramente bello, perché è l'ultimo atto di questa grande tragedia che stata la crociata della Chiesa contro gli albigesi, o catari, o perfetti, o come li vogliamo chiamare, perché no, come mi insegni, cataro è Eretici. esatto, comunque l'eresia, diciamo, albigese, e quindi si svolge nell'ultima roccaforte, Montsegur, che poi, vabbè, questa storia capitolerà e lì si consumerà l'ultimo atto di questa immane tragedia. Si parla di 1 milione di morti nel corso di tutta la crociata contro gli albigesi, che insomma, parlando del 1200, era, insomma, era un numero piuttosto rilevante, quindi si può quasi parlare di pulizia etnica. Sì. Ecco. Tant'è che proprio, insomma, anche l'utilizzo del termine eretico, e poi in greco significa colui che sceglie, no? Quindi Perché deriva da eresis, che vuol dire scegliere. la scelta. Eresia deriva da eresis, che appunto vuol dire scegliere, quindi in realtà la connotazione di eresia all'inizio non è negativa, diciamo, viene poi utilizzata dalla Chiesa e acquisisce una concezione negativa. Perché appunto chi si differenzia dall'ortodossia della Chiesa Cattolica, che viene definita appunto durante i primi concili, il concilio di Nicea, insomma, che affermano, diciamo, quali sono i dogmi entro i quali appunto si deve rimanere per essere considerati cattolici, quindi chi sceglie diversamente viene considerato a tutti gli effetti eretico. Inizialmente non è una colpa, diciamo, è soltanto Certo, una appunto una scelta, scelta, poi una diventa una scelta. vera e propria Però colpa. poi è San Domenico, no? Che con la sua inquisizione, che poi nasce proprio in Diciamo occasione di questa eresia albigese, che giusto? già, diciamo che allora intorno all'anno 1000-1100 iniziano a nascere un po' in tutta Europa, non soltanto in Occitania, dei movimenti, diciamo, quasi spontanei di rifiuto di quella che era diventata la Chiesa in quel periodo, questa opulenza, questo ostentare appunto la ricchezza, e non soltanto dell'eresia catara, ci sono molti altri movimenti. I Valdesi, gli Umiliati, lo stesso San Francesco, quindi è un sentimento, diciamo, che nasce spontaneo tra le persone. Ora, in particolare l'Occitania, appunto, è una zona che geograficamente si colloca nella fascia dei Pirenei, tra la Francia e la Spagna, ma Occitania oggi si considera anche, diciamo, tutta la parte fino addirittura al Piemonte, perché delle comunità catare erano molto attive anche in Italia. Si pensa spesso e volentieri che il catarismo, appunto, perché c'è stata questa crociata, venga dall'Occitania, quindi dalla parte, diciamo, pirenaica, Francese, sì. No, francese, al confine appunto non era ancora Francia, però vabbè, insomma, si intende, sì. in realtà c'erano delle comunità catare appunto molto attive in tutta la penisola italiana, concentrate nella zona, diciamo, della Lombardia, che comprendeva a quel tempo anche l'Emilia Romagna, ma anche a Firenze, molto forte il catarismo a Firenze, e anche fino a Orvieto, appunto, Sì, si diceva perché prima. diciamo il tuo interesse per i catari, ormai chiamiamoli così, che anche se poi il termine è stato usato in termini dispregiativo, no? Sì, Nel senso dispregiativo, però i cataros vuol dire puro, giusto? In greco, quindi insomma è stato usato così. Comunque, questo tuo puro. interesse per i catari nasce perché hai scoperto questo legame tra Sì, Firenze sì, e quindi la tua ricerca è iniziata da lì, no? sì, sì. Diciamo che allora io mi sono appassionata a questo argomento studiando per degli esami universitari e non conoscevo questa parte di storia perché nella scuola, diciamo, italiana non viene molto evidenziato quest'eresia, cioè viene citata ma non viene approfondita, invece fa parte del nostro,
del nostro vissuto, della nostra storia. Quindi mi sono iniziata a appassionare, a approfondire, diciamo, questo argomento, e poi ho scoperto che nel 1939, qui alla Biblioteca Nazionale di Firenze, è stato trovato questo documento crittografato che era rimasto nascosto per tantissimi secoli, diciamo, perché era un po' camuffato. Questo frate domenicano riesce a decifrare appunto questo crittogramma e viene fuori appunto che non è una raccolta, un testo cattolico, ma è proprio un Testo testo cate. catalo, che sembra sia la copia datata intorno al 1258, e c'è alla Biblioteca Nazionale, l'ho visto personalmente, è proprio più grande di un telefono cellulare, insomma, proprio piccolino. Non è completo, però è questo documento che appunto sembra sia una copia dell'originale scritto da questo Giovanni di Lugio, che era un perfetto, cioè la massima autorità catara, appunto, perché non c'era una gerarchia come nella Chiesa cattolica, però appunto c'erano delle figure guida, Era come un maestro, sì, era come un insomma. maestro, diciamo, poi magari entriamo nello specifico di quello che era, diciamo, la formazione di queste persone e cosa dovevano fare. Era molto più semplice, diciamo, c'erano meno passaggi rispetto alla Chiesa cattolica. Questo Giovanni di Lugio appunto avrebbe scritto questo manuale, appunto, del quale poi è stata ritrovata la copia, per giustificare durante i contraddittori, ovvero durante gli scontri che c'erano con i cattolici, che portavano le loro, diciamo, convinzioni, per evidenziare appunto i punti, diciamo, critici, no? Del fatto che questi eretici non avessero una cultura, invece erano molto istruiti. Ecco, cioè, tu mi dici quindi che c'erano dei dibattiti fra Sì. cattolici e catari, Sì, no? sì, sì, sì. E quindi le differenze sostanziali nascevano da cosa? Da un concetto diverso proprio Sì, di... c'era un concetto proprio ideologico di fondo completamente diverso che la Chiesa cattolica non poteva accettare. Allora, innanzitutto i catari erano convinti che ci fosse un Dio del bene e un Dio del male, no? Quindi loro spesso e volentieri si chiedevano proprio com'è possibile che muoiano i bambini, no? Che sono un po' le domande anche che ci Insomma, che facciamo questo noi, mondo sia così così, sì, imperfetto, no? che ci siano così, cose così brutte, no? E quindi attribuivano alla materia, alla creazione della materia, un'opera malvagia, e facevano risalire, diciamo, e si basavano sulle sacre scritture. Quindi, diciamo, quando si confrontavano poi con i cattolici, loro non è che si inventavano delle storielline, ma si confrontavano sugli stessi testi e dimostravano sempre di essere molto eruditi e di conoscere a fondo Certo. appunto le sacre scritture, tant'è vero che sembra che questo Giovanni di Lugio sia un ex monaco formato all'interno appunto di un monastero, che poi abbia scelto, così come l'inquisitore che lo arresterà e che lo farà, diciamo, uccidere, che si chiamava Raniero Sacconi, sia un ex cataro che poi ritorna Invece al ritorna in cattolicesimo. seno. Quindi, insomma, cioè, come vi dicevo prima, è un momento in cui c'è proprio un fermento, una rivoluzione, perché le persone si stanno muovendo, no? Per contrastare quella che era Sono stati denigrati chiaramente dopo, cioè è stata fatta anche una damnatio memoriae, insomma, oltre ad essere stati massacrati, ovviamente. Tant'è che ne parlavano come di un movimento che inneggiava addirittura al suicidio, Sì, allora, perché appunto per logicamente scappare da questo mondo imperfetto e tornare insomma, diciamo, all'origine del Dio Allora, perfetto. logicamente per screditare queste persone che si consideravano a tutti gli effetti cristiani delle origini, perché loro si rifacevano proprio al Vangelo di Giovanni, si rifacevano, secondo loro, erano i portatori della vera fede di Gesù, della vera parola di Gesù. E come lo mettevano in pratica? Lo mettevano in pratica proprio con la vita di tutti i giorni. In Occitania in particolare, appunto, che è una zona geografica che ha visto, vabbè, la colonizzazione dell'Impero Romano, ma poi sia i Goti, i Vandali, si era creato un tessuto sociale che supportava e accoglieva anche culture e religioni diverse. Difatti, molte figure importanti erano anche ebrei che lavoravano proprio a livello anche di potere in ruoli importanti, no? Quindi c'era un rispetto anche per le minoranze, per le Certo. diversità. In quel tessuto sociale lì, molte di queste famiglie aderivano a questa eresia.
Innanzitutto, appunto, si diceva prima, loro la Chiesa li chiamava catari con un'accezione negativa, ma loro tra di loro si chiamavano buoni uomini e buone donne, e si consideravano a tutti gli effetti, appunto, cristiani. C'è diciamo, siamo nella zona occitana, provenzale, quindi la chanson della Croisade, come tutte diciamo, la letteratura che deriva, diciamo, da quel periodo lì, la chanson de Roland, insomma, Sì, certo, tutta quella Paladini, parte certo, sì, certo. lì, è diciamo, un'opera scritta a due mani. La prima parte anonima, allora, la prima parte è scritta da un monaco che seguiva la crociata albigese, quindi che è iniziata attorno al 1207-1209 e è durata fino al 1229. Che parla, appunto, mette in evidenza come queste persone che vivono in questa zona siano eretici, e quindi, diciamo, la vede dalla parte di vista della Quella, Chiesa sì. e del re di Parigi. La seconda parte, invece, è scritta da qualcuno, sempre un monaco probabilmente, ma da qualcuno anonimo che viveva lì. E lui si chiede perché queste persone arrivano e distruggono Certo. e conquistano, no? Perché non, basandosi Non su ha una differenza senso. di credo religioso, perché loro non si sentivano diversi dai cattolici. La crociata albigese è a tutti gli effetti una crociata di conquista, perché fin tanto che cosa che poi farà il re di Francia farà con i Templari, Templari, cioè certo. i catari, come dicevo, non erano delle persone come volevano far sembrare ignoranti, o erano i massimi vertici della società, erano famiglie nobili che avevano possedimenti, che avevano, diciamo, quando diciamo, l'input per la crociata lo dà Papa Innocenzo III, che c'è all'inizio del racconto, perché non riusciva, dopo anni e anni di tentativi di riportare queste persone, appunto, nel credo cattolico, non riuscendoci, Riuscite ad eliminare, fa cioè. questa crociata è a tutti gli effetti, appunto, quando si pensa alla crociata, si pensa alla Terra Santa, invece è a tutti gli effetti una crociata sul suolo Sì, cristiano. è poi l'unica contro gli altri cristiani. Sì. Inizialmente, diciamo, il re di Francia, il re di Parigi, appunto, perché prima Sì, non era certo. ancora la Francia così come oggi, non si rende conto dell'opportunità, ma in un secondo momento capisce che comunque in questa espansione, diciamo, geografica che già sta portando avanti, lo sbocco sul Mediterraneo costituisce un aspetto appetibile, diciamo, e quindi ecco perché viene fatta poi questa vera e propria guerra di conquista. Antica, ma purtroppo ancora attuale, le guerre dove si combatte nel nome di un qualsiasi Ideale, dio, poi alla fine c'è si risolvono sempre sempre con una una questione economica, economica: è chi vero, compra le armi, le sì, vende, è chi vero. vabbè. In più c'è da dire che una parte dell'attuale Francia era ancora, siamo prima della guerra dei cent'anni, no? Quindi prima della guerra tra Francia e Inghilterra, era ancora per motivi di vassallaggio dell'Inghilterra. L'Inghilterra, certo. Quindi mandare via queste persone che erano comunque alleate anche in parte degli inglesi, in parte de degli aragonesi, cioè c'erano vari legami di vassallaggio, diciamo, in parte agli Hohenstaufen, che era, insomma, la famiglia di Fede, quello che sarà poi Federico II, quindi l'imperatore. Cioè, il re di Parigi vede, Sì, ci sono delle inizia, mosse politiche, insomma, delle e fanno. quindi questa gente viene sterminato, vabbè, poi è nato Miso, il Monsegur, appunto. Sì, Diciamo, certo. questo non è un romanzo che vuol parlare del mito, ma è un romanzo che vuol parlare della vita Sì. semplice, degli ultimi giorni, appunto, Di questa ultima di resistenza, questa diciamo, ultima che è stata fatta resistenza, da. sì. Sì, sì, infatti è molto bello proprio perché è vissuto attraverso gli occhi di una bambina. Quindi non è un resoconto storico, sì, ovviamente c'è un'enorme ricerca storica, perché mi ha detto ci ha messo 4 anni di ricerca, esatto, quindi c'è un'enorme ricerca storica dietro a questo libro, però poi è bello perché è vista attraverso l'innocenza di questa bambina che si trova, suo malgrado, comunque coinvolta in questa vicenda che ovviamente è più grande di lei e quindi attraverso la sua innocenza lei non riesce a capacitarsi del perché vede tutta questa violenza, del perché succede tutte queste cose, perché la sua vita alla fine viene
completamente sconvolta e vede, diciamo, sì, morire comunque delle persone che ama e che buone e che sono sempre state gentili con lei e quindi questo lo trovo bello perché appunto ben troppe guerre sono state combattute nel corso della storia umana nel nome di Dio e invece, come dice Gesù, no, lascia che i bambini vengano a me, cioè sono proprio gli occhi innocenti dei bambini forse che riconoscano Dio più di quanto lo facciano i politici. Comunque, al paese, va bene, è un nome reale, i personaggi sono reali o è... Allora, i personaggi sono tutti reali, sono, a parte due che c'è l'asterisco, insomma, viene segnalato e sono di fantasia, però gli altri, diciamo, sono andata lì, mi sono tradotta l'interrogatorio dell'inquisitore, ho ricavato i nomi di queste persone attraverso, diciamo, vedendo chi era sopravvissuto e chi no. E la protagonista è la figlia di Arnaud de Belpec, che era il medico personale Pierre Roger de Mirepoix, che era il capitano di stanza di Monsegur, e diciamo tutti i personaggi che si muovono attorno a lei sono realmente, a parte questi due, appunto, sono realmente esistiti. Più a un certo punto c'è una, a Monsegur c'è un piccolo museo, diciamo, vi consiglio di fare questo viaggio perché è veramente bello, non c'è soltanto Monsegur, ci sono tante altre cose, diciamo, nella zona da vedere. C'è questo piccolo museo dove ci sono anche lì tutti i nomi delle persone, diciamo, che sono poi state mandate a rogo perché diciamo, c'è un assedio che dura circa un anno. Alla fine di questo assedio, siccome gli assediati aspettano l'intervento del conte di Tolosa, che però poi non arriva perché il Papa lo scomunica, insomma, alla fine deve cedere, insomma, anzi ucciderà lui stesso, farà bruciare insomma, qualche casero per dare buon esempio. E quindi sono costretti alla resa, gli viene data una quindicina di giorni per abiurare e per arrendersi e consapevolmente, diciamo, molti di loro invece decidono di andare incontro al martirio. Quindi viene in questi 15 giorni di tregua, praticamente loro vedano questi, diciamo, crociati, perché erano Eh sì, crociati, crociati. che costruiscano disboscano, praticamente costruiscano un recinto come un recinto per gli animali e quando poi appiccheranno il rogo praticamente fanno da quanto era alto per agevolare, diciamo, fanno una cosa veloce, praticamente mettono delle scale esterne e li fanno salire in cima alle scale e li fanno Buttarli dentro il praticamente... fuoco, insomma. Sì, E quanti quindi... se tuttora io sono stata a Monsegur, tuttora c'è un cippo che ricorda Sì, più di questo martirio. 280, insomma. Quasi 200 persone sono state bruciate Molte in questo. vengono arrestate e interrogate, appunto sono le persone, non vengono uccise subito. In particolare Jourdain, che era il figlio del signore della Rocca, viene preso tra i primi perché era un ragazzino giovane e quindi prendono lui perché comunque era più facile, diciamo, farlo parlare e attraverso lui poi avere i nomi di altri, no? Molte di queste persone che riescono, che poi diciamo abiurano o scappano, lasciano lì i familiari che muoiono lì o che vengono arrestati. E molti di loro diventano faidi, che era una parola occitana per indicare diciamo, chi si dava la macchia, diciamo, Ribelli, tipo sì. dei partigiani, diciamo, Sì, oggi si certo. chiamerebbero, che rimangono diciamo, nella zona della Foresta Nera. E fanno una specie di terroristi, quasi, insomma, si Sì, oppongono, continuano certo. a lottare per una. Ma E insomma. questa eresia poi è scomparsa, Allora, appunto, seguendo queste persone che poi l'eresia. vanno alla macchia, diciamo, l'hanno mantenuta, si è mantenuta, Diciamo, così. l'eresia poi. Diciamo, le persone sono state massacrate via via tutte, cioè non è rimasto granché, e comunque chi è rimasto, Si è magari nascosto. si è nascosto. E poi si arriva a un certo punto in cui la figura dei prefetti, che erano appunto le guide, le figure guida, non ce ne sono più perché non c'è più chi impartisce il consolamento, cioè, però, che era diciamo, la massima, il consolamentum era la cerimonia diciamo, che veniva, mi sono dimenticata di rispondere a una domanda sull'Endura. Allora, i catari, diciamo, come si diceva prima, vivevano come Gesù aveva insegnato, quindi spesso e volentieri erano persone che facevano magari, lavoravano tessuti, facevano lavori umili,
Tant'è vero che nella zona di Milano li chiamavano Patarini, Ah, perché era sì, la vero, zona, diciamo, Patarini, dei vero. tessuti, dove, perché era un lavoro, diciamo, che li permetteva, ecco, a differenza, loro facevano una distinzione tra, e anche la società attorno a loro, diciamo, vedeva questa differenza, tra coloro, i cattolici si dedicavano alla vita religiosa e che cioè, non facevano niente praticamente dalla mattina alla sera, e Certo. anzi la chiesa locale imponeva delle Delle tasse da tasse per pagare, no? mantenere, certo. Mentre queste persone vivevano del loro lavoro, quindi non diciamo, creavano un impatto negativo sulla società, non erano difeso perché non dovevano essere mantenute, si Mantenevano, mantenevano, no? certo. Quindi lavoravano, istruivano sia i bambini che le bambine, quindi c'era anche per la figura della donna un riconoscimento, anche guida, perfette potevano diventare anche le donne, cose che Ecco, invece dopo non era all'interno del... chiesa cattolica, non c'era. E molte donne, anche diciamo a Monsignore e anche prima, diciamo, perfette saranno, che andranno a Rogo, saranno proprio mogli di signori importanti della zona, che scelgono a un certo punto di dedicarsi a i mariti rispettano, diciamo, questa scelta, cosa impensabile qui da No, non, noi. Appunto, prima certo. si parlava di una santa qui di Firenze che, insomma, dopo il primo matrimonio, che già voleva fare, poverina, gli tocca, voleva, il padre voleva, ma insomma queste cose si sanno, voleva rimaritarla, diciamo, di nuovo, è Umiliana dei Cerchi, Santo Umiliana, sì, e lei invece alla fine sceglie di rinchiudersi nella sua celletta, insomma, perché era l'unico modo, diciamo, per fare una Ereditare. scelta di indipendenza. E quindi, appunto, si diceva, non hanno, i catari non avevano un impatto sulla società, quindi la società li accoglieva positivamente, perché non si sentiva minacciata anche economicamente da queste persone. In più, loro erano molto semplici e dirette, perché dicevano: tu adoreresti il mezzo di tortura con il quale è stato ucciso tuo padre, perché loro non riconoscevano il simbolismo della croce, no? Perché lo vedevano come un elemento di tortura, diciamo, l'elemento attraverso il quale Gesù era stato ucciso. E quindi erano anche logici, no? Non è che stavano tanto dietro. E poi, appunto, in questo dualismo, quindi il Dio malvagio e il Dio buono, diciamo, mi sono rifatta al titolo, appunto, la memoria delle anime imperfette, perché secondo la religione cattolica, quando noi abbiamo un'anima, e quando si muore l'anima va in paradiso, se siamo stati bravi, oppure, insomma, in purgatorio, diciamo, secondo questo schema. Comunque, diciamo, l'anima è immortale, e quello è importante, no? Invece per i catari, loro si rifacevano anche alle origini, alla filosofia greca, insomma, comunque loro affermavano che in realtà c'è, come un po' una matrioska, allora c'era il corpo fisico, in quale appunto eravamo imprigionati, l'anima, e l'anima a sua volta conteneva la scintilla divina, mezza scintilla divina, perché nel momento in cui l'angelo appunto cattivo aveva peccato, insomma, e aveva corrotto altri angeli, cioè la caduta degli angeli, la storia della caduta degli angeli, e li aveva convinti a peccare, diciamo, a scegliere, a essere sedotti da delle donne, quindi da degli umani, questi angeli erano caduti irrimediabilmente sulla terra, e Dio aveva impedito loro di ritornare, diciamo, di riascendere nella loro forma più pura. Quindi una mezza parte di questa scintilla divina era rimasta vicina a Dio, e l'altra parte era caduta, imprigionata nell'anima, e a sua volta nel corpo materico. Quindi per tutta la vita questo corpo materico serviva, appunto, da involucro all'anima, appunto, questa volta non teneva la scintilla divina, che anelava per tutta la vita a ricongiungersi con la parte rimasta vicina a Dio. E quindi non era una cosa immediata questa. Molti dicono che credevano nella reincarnazione, diciamo, non era a tutti gli effetti una reincarnazione come si intende noi, però, diciamo, c'erano vari passaggi attraverso i quali poi, quando l'anima effettivamente si schiudeva e questa scintilla riusciva a ritornare verso Dio, l'anima moriva. E quindi anche questo è un aspetto, appunto, che la Chiesa cattolica non poteva Quindi non un'anima accettare. immortale, ma Non un'anima sono anime, immortale, era la scintilla divina che ok. era la Quindi queste parte. anime imperfette Questo, sono queste anime queste. imperfette, per me sono, appunto, queste anime che sono imperfette da un punto di vista cattolico, perché, e anche eretico, perché non hanno una collocazione nella Chiesa, cioè per la Chiesa cattolica l'anima è immortale, invece per i catari, appunto, era mortale, e quindi c'è questa. Sì, loro quindi, cioè, il perfetto era quello
colui che aveva raggiunto anche su questa terra una sorta di Sì, perfezione e che lo quindi avvicinava a Dio, è anche un giusto? gioco di parole, sì, perché appunto il prefetto era la massima autorità catara che aveva avuto questa ascesa, insomma, e il consolamento che vi dicevo prima, appunto, era l'unico sacramento che veniva impartito sia in punto di morte, sia, diciamo, se uno decideva appunto di diventare perfetto. Era un rituale appunto che veniva recitato con questo libro, appunto, l'imposizione delle mani. E poi un'altra cosa che li distingueva era appunto il battesimo di spirito e non di acqua. Loro non battezzavano con l'acqua come battezzavano i cattolici e vedevano San Giovanni Battista, insomma, quasi, insomma, Con un certo sì, sospetto. o comunque come, diciamo, il messia del dio malvagio, non Ah, di ecco, ho sì. capito. E la famosa accusa che veniva fatta, dicevi te, appunto, dell'istigazione al suicidio era che dopo aver fatto il consolamentum bisognava seguire diciamo, bisognava mangiare certe cose, comunque ci si doveva purificare, perché anche in condizioni normali i catari non potevano mangiare carne, perché la carne era qualcosa che veniva, comunque si reiterava, diciamo, questa maledizione dell'essere bloccati, no, nella materia, e quindi tutto quello che era anche l'atto sessuale, così Esatto. era. Non è che non avessero figli, però, diciamo, quando si sceglieva la strada, diciamo, della perfezione, quindi andare verso diventare perfetti, bisognava anche rimanere casti, appunto, non mangiare certo cibo. La cosa buffa è che loro mangiavano il pesce perché pensavano che non si riproducesse sessualmente, e quindi quello lo potevano mangiare, però Ah, ancora. ecco. La scienza non Non avrebbe aveva avuto. svelato certe cose, quindi Sì, ecco, per esempio, la procreazione era vista come era una vista cosa come un negativa. reiterare Esatto. questa prigionia, questa Quindi in prigionia realtà della materia, quindi c'era un non era invito invito a non a non procreare, riprodursi, sì, quindi non vivete e moltiplicatevi, ma no, no, non è no, possibile. e Ok. questa Endura, appunto, dopo in punto di morte, diciamo, era come l'estremunzione, no? Nel caso appunto che uno stava per morire, che gli veniva impartito il consolamento, logicamente dopo, o perché era malato, o perché magari non mangiava, non ci, si cibava e poi moriva, ma non è che moriva perché veniva fatto il consolamento e gli veniva impedito di mangiare, veniva fatto il consolamento in punto di morte, quindi quello per forza moriva, Sì, perché era certo, già, ma come un'estrema unzione come nostra, sì. l'estremunzione nostra. E quindi, diciamo, quelli che venivano appunto ai quali veniva impartito il consolamento e poi morivano, i cattolici appunto dicevano che venivano costretti a Affliggi. lasciarsi morire, ma magari erano già messi male Ma sì, anche prima. certo. E quindi non c'era, insomma, questa istigazione, perché poi, ripeto, è successo un po' così anche ai templari, cioè c'è una dannazzo memoria, cioè poi bisogna parlarne male, no? Sì, per Perché forza, bisogna brava, comunque sì. giustificare azioni che Sì, altrimenti non sì, sì, sì. avrebbero una giustificazione. Sì, oppure dicevano appunto che uccidevano i bambini, Sì, le riesce, ma certo, ma proprio dicevano perché. anche che favorivano, come per i templari d'altra parte, rapporti omosessuali in quanto non procreavano. Sì, Quindi c'è tutta che una quindi serie c'era di un accuse. sì, esatto. E poi in comune con i templari ora mi riallaccio, c'è questa storia del tesoro, Sì, perché c'è, allora allora sembra che da Monsecur qualcuno abbia portato via un tesoro, sì, no? allora Quindi se ti riallacci a questo anche mito, sì, diciamo, no? mi riallaccio al mito del tesoro, però diciamo l'ho un po' smitizzato, nel senso ho Esatto. cercato di rimanere, magari potrà sembrare un po' banale, però ho cercato di rimanere sulla verità storica, quindi Magari non ce l'ho da dire qual è no, il tesoro. no, diciamo che non è il tesoro che ci si può immaginare. È vero che, e questa è una cosa storicamente provata, che 3 mesi prima della resa alcuni di loro, siano un paio di loro, siano andati a nascondere i beni appunto in una grotta, in una spulga, che erano queste grotte fortificate, perché quella è una regione, appunto siamo sui Pirenei, quella è una regione dove ci sono grotte. Se ci andate, c'è questa grotta di Nio che si può ancora visitare, dove ci sono le immagini rupestri del periodo della preistoria, Paleolitico. bellissimi, e loro dentro ci entravano, insomma, le conoscevano bene, quindi magari rispetto a francesi che arrivavano ci si nascondevano loro, ci nascondevano cose. Sembra sia stato appunto nascosto dei denari, perché comunque erano persone facoltose, come vi dicevo, insomma, per ricostruire un giorno la loro comunità, diciamo. Questa cosa purtroppo non è stata possibile, e
alla resa, quando diciamo dopo 15 giorni della tregua si arrendono, alcuni, e questo è attestato storicamente, riescano a fuggire. Non è che sono dei vigliacchi che scappano, diciamo, vengono proprio scelti loro dalla comunità per portare questi denari in Italia, perché in Italia c'era una comunità, come dicevo prima, la cafra molto forte, molto salda, cioè, E non e non, perseguitare. a quel tempo non perseguitata. Ora vi faccio anche degli esempi. Ah, premetto che questa è la prima parte, infatti finisce, che sembra non si capisce, però in realtà C'è un finisce con seguito. un, cioè, annunciando la prima parte del seguito. Perché quello che vi dicevo, appunto, che mi ha spinto a andare a fondo nella ricerca era questa connessione con Firenze, soprattutto il nostro territorio, no? E siccome noi viviamo in Italia, quindi abbiamo la Chiesa, è stata fatta una grossa censura sia di questa eresia, sia della storia, diciamo, ghibellina, che diciamo, va di pari passo. Le storie dei guelfi ghibellina a Firenze, insomma, ogni 3-4 anni chi andava via e tornava, insomma, abbastanza complicato. Però, diciamo, è molto legato. Farinata degli Uberti stesso viene accusato di essere eretico, viene fatto un processo postumo, preso da Santa Reparata, dove era stato sepolto con la moglie e bruciato, e le ceneri buttate in arno, proprio perché non rimanesse memoria e non fosse un'istigazione a ulteriori rivolte, no? Da parte della popolazione. Grande uomo Farinata degli Uberti. Se c'è Firenze, bisogna ringraziare Farinata degli Uberti, lo ringrazia anche Dante, Sì. si può essere sicuro. E Dante non era, insomma, ghibellino. No, decisamente no. E quindi, diciamo, ci sono dei legami con Firenze, ma non soltanto con Firenze, diciamo, un po' con tutta la Toscana. Per esempio, appunto, mi era appuntata queste cose facendo le ricerche. Ah, ecco, una premessa. Tra le varie cose che i catari non potevano fare, si dicevano non potevano giurare, potevano promettere, ma non giurare, perché Gesù aveva detto appunto non giurare, no? Allora, quindi ci sono nella fase, diciamo, dell'apice, diciamo, della conquista da parte di Firenze del contado, diciamo, delle varie paesini più piccoli, diciamo, quando Firenze inizia a allargarsi come comune. Ci sono vari patti d'alleanza dopo guerre con i vari comuni, tra cui nel 1176 con Siena, non sarà il primo luogo perché si continua fino a molto aperti anche dopo, e che è costretta a fare pace con Firenze. I senesi sono obbligati a giurare i patti di alleanza con Firenze, e in questo documento che ho trovato c'è scritto escluso coloro che avevano fatto voto di non prestare giuramento. Quindi se a livello di un documento importante così viene riconosciuta la possibilità a queste persone di non giurare, vuol dire che veniva riconosciuta la presenza Una anche di libertà di questi. culto, Sì. fondamentalmente. Nel 1184, con Lucca, i fiorentini devono scegliere 200 lucchesi per farli giurare, contratto d'alleanza, c'è scritto appunto anche qui, a meno che uno di loro non fosse vincolato dai voti e gli vietassero di giurare. E poi ancora a Montepulciano 1203 i cittadini giurano su segno a Firenze contro Siena, e console della cavalleria, che era un medico, guarda caso, perché molti catari erano. A Firenze c'era un catero che si chiamava Dio Taiusi, che era un medico che ha aiutato tantissimi e che è stato processato e ucciso qui a Firenze da Pietro da Verona, che dicono è il fondatore della Misericordia di Firenze, no? Poi si chiude, arrestano, si può dire. Però, insomma, e lui era un medico, appunto, e console della cavalleria, promette ma non può giurare, e quindi anche qui viene Certo. presa. E poi, va bene, ce ne sono tanti altri. C'è anche questo pellicciaio fiorentino che si chiama Leoctus, che dice di aver cacciato la moglie Catarina, perché appunto l'aveva mandata via da casa, probabilmente messo alle strette, non gli andava tanto di essere Il marito il di marito di una un'eretica. eretica. E difatti, attorno appunto al 1245. Questo, diciamo, è tutto ambientato tra 1243 e 1244. La seconda e forse terza parte, non lo so perché qui siamo poche pagine, però ci sto lavorando, sono già a 500, quindi forse Il l'editore seguito è farà abbastanza. una seconda, non lo so, perché venivo fuori veramente facendo le ricerche tante cose. Certo. E si sviluppa poi tra il 1245 e il 1280 circa. Quindi insomma inizi dalla Citania, dal. Sì, praticamente si inizia dalla fine, cioè dalla fine di questo popolo inizia. Poi insomma lo puoi definire proprio un popolo, era proprio.
che c'era una lingua addirittura che è stata cancellata, perché la lingua Languedoc è stata cancellata. Diciamo, siamo sul mondo i dog, diciamo, che dicono la nazione dovrebbe esserci una religione, una lingua e un confine. Secondo me lì si può parlare di nazione. Sì, certo. Ancora non c'è il concetto di nazione, però se si pensa a queste tre caratteristiche come quindi molti nobili erano anche personaggi anche ricchi. Sì, Pierre Roger de Mirefoy, Trincavel, che era il conte di Carcassonne, praticamente viene da Simone de Montfort, che era il capo, diciamo, dei crociati. Viene arrestato, prima c'è l'assedio e gli viene, insomma, gli viene detto che se lui rinuncia, lui e i suoi uomini saranno salvi, no? Però lui si rifiuta e quindi poi, vabbè, Carcassonne viene conquistata e lui viene arrestato e muore praticamente in prigionia, perché lo lascia morire di fame, insomma. E il figlio non riesce neppure dopo, quando, diciamo, le cose si stabilizzano, a riavere le terre, perché ormai il re di Parigi ci ha messo tutti i parenti. E saranno sempre francesi a tornare poi più avanti, quando l'eresia verrà combattuta in modo più fermo anche qui da noi, perché a un certo punto il Papa li chiama, e nel 1267 a Sant'Ellero, che la seconda parte è ambientata tra Bagnarripoli, che a quel tempo si chiamava Camarti, Bagnarripoli, Rignano, tutta la parte Magno di Firenze. Matripam. Al tempo degli Etruschi, sì. È tutta la parte, diciamo, là, e viene citata tutta la parte, diciamo, della seconda parte. Allora, per la prima parte è stato molto interessante andare a visitare lì e trovare tutti i personaggi. Per la seconda parte, la cosa che mi ha entusiasmato più di tutto è stato ricostruire la mappa di Firenze prima di Arnolfo di Cambio, perché praticamente noi Firenze si conosce dopo Arnolfo di Cambio, quindi Palazzo Vecchio, il Bargello. Invece, diciamo, 1244 ancora non c'era Palazzo Vecchio, c'erano le case degli Uberti lì. Se vi capita di andare a Palazzo Vecchio nei sotterranei, non so se siete andati, perché è bellissimo, hanno trovato i pozzi, diversi pozzi, uno sembra sia appunto quello di Caso degli Uberti. Io mi sono veramente emozionato questo legame con quella famiglia. Insomma, comunque è stato molto interessante anche per la seconda parte studiare il territorio, e appunto si diceva prima anche con questo libro di Montaperti, che è una raccolta, si chiama libro, ma in realtà in origine erano, diciamo, vari fascicoli dove c'erano tutte le vettovaglie, tutti gli armamenti, tutte le forniti per la battaglia di Firenze, appunto contro Siena, la battaglia di Montaperti. E si diceva prima appunto di questa cosa buffa, perché tra tra i vari personaggi che vengono citati, non tutti sono militari, alcuni sono anche semplici contadini che portano, ognuno faceva la sua parte, quindi c'è anche chi porta magari da mangiare per l'esercito. C'è questo Cenni di Giraldi che a San Donato sopra Bagnarripoli, insomma, i miei vengono da lì. Il portò nel 5 agosto 1260 questo pane e questo pesce per l'esercito di Firenze. Quindi io mi sento come se fossi sempre stata qui. Quindi, diciamo, mi diverto. Senti, un piccolo aggancio con i miei esemplari, sì, ce l'hanno avuto. Sì, sì, ce l'hanno avuto, ce l'hanno avuto, perché, diciamo, appunto, come vi dicevo, molte delle famiglie occitane, diciamo, che i templari prendevano cavalieri proprio da molte di queste famiglie occitane. Nella zona dei Pirenei, anche dopo la crociata, ci sono dei casi di seppellimento di cadaveri, di templari, perché magari facevano parte di famiglie, avevano avuto la moglie che era una perfetta, oppure... E, diciamo, su queste persone non è che loro hanno scritto, o magari hanno scritto e hanno lasciato qualcosa, no? Perché tutto è stato bruciato, censurato. Certo. Però si può capire molto da quello che non è scritto, e si può capire molto da quello che viene scritto dagli inquisitori, perché spesso e volentieri si vede che questi interrogatori sono proprio tipo come se fossero quasi dattilografati, nel senso sono sempre ripetitivi, che hanno sempre le stesse cose, non c'è possibilità dall'altra parte di dare un'interpretazione o di dire la propria opinione su qualcosa, quindi rispondono tutti nello stesso sistema. E anche
il processo postumo, Affannata e Gioberti, vi dicevo prima, è uguale a molti altri, proprio a livello di scrittura di notaio, a molti altri che sono stati trovati, appunto perché era un po' un sistema anche da parte dei comuni, no? Diciamo, con l'accusa d'eresia si risolvevano un sacco di cose, Sì, come quelle certo. templari, Sì, certo. perché un terzo andava, chi Filippo il faceva Bello voleva quattrini e ne mi accusiamo serviva, di eresia. E con questo facciamo pulito. un terzo andava a chi faceva la denuncia, un terzo andava al comune, un terzo andava agli inquisitori, quindi c'era dietro un aspetto economico non da Non poco. indifferente, E appunto una di queste master pool, insomma, ora non mi ricordo la certo. pronuncia Magione. esatta, era una magione templare, e in questo posto sui Pirenei sono state fatte, diciamo, di seppellimenti di persone, appunto, che non erano poi dopo considerate più degne di stare in terra consacrata. E a Firenze c'è questa chiesa che è sconsacrata, ora c'è una scuola di lingue, non si può, Ah, diciamo, si sulla può mia visitare Faenza, perché sulla comunque mia sì. Faenza, Perché nel comunque Napoli, Campo Corbolini. sì, sta Jacopo Campo Corbolini, che a quei tempi si Casa chiamava, templare. si chiamava sta Jacopo Campo alle Vigne, perché la famiglia Corbolini, diciamo, è venuta dopo. E è una chiesa bellissima, ora tutta ristrutturata. L'hanno ristrutturata dopo l'alluvione, perché appunto è diventata fa parte di questa scuola, però appunto. Se andate, chiedete, Si può gentilmente ve vedere la una fanno conferenza, visitare. sì, Sì, certo. fanno anche conferenze. Quindi. È buffo perché quando l'hanno ristrutturata, praticamente hanno trovato dei sotterranei che vanno fino alla stazione. Perché a quei tempi c'erano le mura lì subito dopo, no? E quindi probabilmente, chi lo sa, a Dei un certo passaggi, punto hanno c'erano fatto dei passaggi per passaggi. poter uscire fuori. Allora, a quei tempi ci sono anche qui nella piazzetta di San Martino, dove c'è la Torre della Castagna, non so se è di vicino alla casa di Dante, c'è una lapide dove c'è scritto Piazza Buon San Uomini, Martino. sì, c'è Piazza San scritto Martino. grazie San Martino, Sì, sì, Buon la Uomini, cultura. però lì si chiamavano tutti Buon Uomini, quindi non si può dire che siano, anche perché è successiva diciamo, alla caduta poi dell'eresia, quindi non si può dire, però c'è un documento che dice la sta Jacopo Campo Corbolini, appunto ex sta Jacopo Campo alle Vigne, è stata costruita da dei buoni uomini e da delle buone donne, e in effetti era fuori dalle mura. Allora, quando vi dicevo della ricostruzione della Firenze, diciamo, per ricostruire la Firenze storia del periodo, io mi sono basata sulle chiese che erano attestate dal 1100 in poi, per essere sicura perché quando faccio muovere la protagonista nelle stradine doveva essere realistico, insomma, non ci posso mettere Palazzo Vecchio, non c'era ancora. E così anche San Jacopo a Campo alle Vigne sembra fosse fuori dalle mura, quindi ormai il cristianesimo, il cattolicesimo, insomma, non c'aveva bisogno di costruire nel 1100 chiese fuori dalle mura, le poteva costruire dentro le mura, per esempio, anche Orsan Michele, prima era un convento un monastero femminile, praticamente viene demolito nel 1240, appunto per far posto alla loggia del mercato delle Granaglie, che viene costruita al Orfo di Cambio nel 1290. Quindi non è che non le costruissero anche a quei tempi chiese all'interno, quindi mi ha dato da pensare il fatto che l'avessero costruita fuori. Fuori. E guarda caso, è venuto fuori che a Villa Magna, non so se sapete dov'è, sopra Candeli, insomma, Firenze Sud, c'è la Pieve di Villa Magna, che l'ho andata a visitare perché è bella, ci sono dei dipinti del Granacci, che è un pittore di Bagnarico, insomma, quotato, e sono veramente belli. Però dentro c'è i resti, appunto, lo scheletro di Gherardo di Villa Magna, che è stato santificato recentemente, perché appunto lui è vissuto era un ospitaliero, insomma è vissuto tra la fine del 1100 e l'inizio del 1200. Sembra che lui sia stato aiutato a costruire il piccolo eremo che c'è sopra Villa Magna da questi Cafari, Templari, Sì, si si muove sa tanto perché Villa tra la Magna, sì. l'Ascensione. E alcune cose sono state confermate da cioè questa enciclopedia si chiama Arabo Sicula, che ho trovato, insomma, per caso, dove ci sono attestate queste cose anche senza essere state censurate, perché questo è un documento che è stato tradotto molto dopo.
E quindi, diciamo, il punto di vista arabo di quello che succedeva, anche i vari complotti per uccidere Federico II, che era l'imperatore appunto svevo in quel periodo, è stato interessante anche vedere documenti, diciamo, di una parte diversa da quella. Insomma, sembra piccolo, ma la ricerca è immensa. No, la cosa storica, ma anche delle parole, cioè usi dei termini Ho della cercato di lingua. isolare il linguaggio Esatto, occitano, sì. Anche sì, anche quello, insomma, è una quello ha ricerca portato via un po' di da non poche poco, cose, perché perché sennò diventava no, comprensibile, certo, però però devo dire, sì. è. E poi, insomma, oltre a tutta questa parte storica c'è anche questo aspetto di, siccome a livello stilistico era difficile spiegare certe cose viste da una bambina, e quindi c'è questa cosa, lei ogni tanto fa un dono, diciamo, che ha ereditato dalla mamma, e ogni tanto fa questi sogni di cose, e poi magari si avvera, insomma, non voglio Vabbè, no, svelare. ora non facciamo spoiler. E poi l'unico elemento, diciamo, oltre ai due personaggi inventati, è questo lupo, cioè questa figura di questo lupo, che ha un significato particolare, insomma, e che è, diciamo, anche l'elemento di collegamento con la seconda parte. Del perfetto che è fuggito, che poi l'ho detto, No. dei perfetti che, dicevo, sono riusciti a fuggire con Sì. questi, diciamo, denario che hanno raggiunto poi Cremona, Laurent Peitavi, che è uno appunto di questi tre, quattro, è attestato attorno al 1250 nella zona di Pavia, sembra abbia impartito un consolamento, quindi vuol dire che è continuato. E è anche la corrispondenza, diciamo, che c'è stata durante tutto l'assedio, che vuol dire che comunque qualcuno riusciva a passare, perché era. E poi un'altra cosa che mi avevi detto, cioè, perché magari io sono stata a Monsegur e ho visto Monsegur che c'è oggi, però quello che te descrivi è È diverso, diverso perché perché sì. quello che si vede oggi, i resti, diciamo, della fortezza non sono in realtà quello che erano No, il no, castrum sì. di Sì, Casalesa. difatti, se andate, quello che vedete, diciamo, sono i resti della rocca costruita dai francesi dopo che avevano distrutto il villaggio di queste persone. Sì. Se volete vedere veramente invece qual era il villaggio, andate esternamente alle mura, e ci sono ancora i muri perimetrali delle case, che erano fatte la base, diciamo, di muratura, la parte sopra di legno e paglia, e sono proprio attaccati, All'esterno. proprio sono saldati alla roccia, cioè, Eh è sì, per perché è un quello, pinnacolo, sì, è assolutamente. per quello che per tanto tempo non sono riusciti a prenderla. Sono riusciti a prenderla alla fine perché hanno smontato completamente dopo quasi 7-8 mesi sono riusciti a capire dove passare, perché qualcuno ha fatto la spia, insomma, gli hanno detto di dove passare. E pian pianino hanno portato su una catapulta pezzo per pezzo, ma gli ci è voluto, per. E gliel'hanno piazzata, diciamo, abbastanza, cioè comunque non da giù, ce l'avrebbero mai fatta, No, gliel'hanno piazzata proprio vicino, e da lì hanno iniziato a bombardarli, allora appunto si sono dovute arrendere. sì, Per perché poter io sono stata, rispondere. insomma, per arrivarci c'è una mulattiera Sì, che, cioè, ci vuole mezz'ora a camminare, poi è proprio in cima, quindi l'unico modo era portare qualcosa lassù, un po' tipo Masada dei romani, insomma, se non faceva la ma non rapa, ce la ci facevano, arrivavano in no. cima, no, no, per forza. Sì, però ecco, appunto, non lo sapevo che appunto quando arrivi lì vedi Sì, queste mura e sì. immagini che fossero dentro a Cioè, queste mura. avranno ristrutturato, diciamo, la base Sì, per il torrione, però sembra certo. ci fosse il torrione principale e poi tante case tutte intorno. Torno. Non era, no, non c'erano delle mura intorno, hanno fatto delle palizzate quando hanno iniziato Certo. a fare l'assedio, però non, perché loro vivevano In tranquilli e pace, beati lì, non c'avevano certo. bisogno di. E c'era appunto questa rocca del Signore. E era tutta diroccata inizialmente. Viene chiesto dalle autorità catare, diciamo dai prefetti, al proprietario di ristrutturarla proprio per accogliere queste persone che erano Sì. rimaste, fuggite, insomma, erano rimaste. E per un po' di tempo, poi un'altra figura, diciamo, importante che viene fuori qui e che è realmente vissuta e che ci sarà anche nel proseguo, è San Domenico di Guzman, perché molti non lo sanno, però San Domenico appunto è venuto fuori come figura. Proprio lì, a Fanjé, che era un piccolo paesino dove lui prende questa casa, diciamo, e inizia a riconvertire alcune donne, perché a un certo punto lui capisce, è intelligente, perché capisce che
per essere accettate da queste persone, perché all'inizio li mandano via, non li vogliono questi cattolici che vengono mandati dalla Chiesa, no? li cacciano proprio, non li vogliono. Lui riesce a capire, appunto, a imitare la figura dei perfetti, a fare la stessa cosa che facevano loro, quindi umiltà, a parlare con le persone, ha una buona dialettica, e quindi riesce a portare alcune di queste donne, appunto, a riportarle in grembo alla Chiesa, e è lui che inventa il rosario, detto anche Padre Nostro. Infatti, insomma, la mia protagonista ce l'avrà un poco. Sì. E poi viene santificato San Domenico, sì. Un pochino San Domenico è, io sono andata a Bruges, controversia, diciamo. Sì, c'è ancora la casa di San Domenico con la suora dentro, che racconta ancora la storia di quando San Domenico vide passare questo gatto nero, e per l'appunto passò un gatto nero, sì, che tutti ci si vedono. E in realtà c'è uno lì dietro, sì, e butta il gatto nero al momento in cui ne pare. E quindi c'è ancora molto questa cosa, a parte proprio della loro storia. E è stato santificato velocissimo, insomma, perché era proprio, per la Chiesa era un esempio, così come Umiliana De Cerchi è stata beatificata, insomma, da francescani quasi subito, diciamo, morta nel 46, nel 49 fosse già, perché in quel momento storico lì a Firenze molte donne si avvicinavano all'eresia catara. E quindi Umiliana praticamente doveva dare buon esempio. Viene difatti sepolta non subito in Santa Croce, anche perché Santa Croce a quei tempi non era Santa Croce di oggi. E, anzi, le donazioni, perché si diceva faceva miracoli, appunto le donazioni venivano fatte a Santa Umiliana, venivano utilizzate poi per costruire Santa Croce. E un altro, quindi quando vi dicevo, magari certe cose non si riesce a capirle perché non ci sono, ma si riesce a capirle proprio da quello che manca o da quello che viene detto dall'altra parte. Anche Giotto di Santa Maria Novella, che è il Cristo di Giotto di Santa Maria Novella, che è molto, è un Cristo sofferente, molto materico rispetto alle immagini di Cristo che c'erano, è perché i domenicani proprio gli commissionano a Giotto questo Cristo, appunto, che fosse sofferente e materico, molto umano, perché i catari appunto affermavano che invece Gesù era una cosa eterea, come dicevo prima, no? Quindi proprio per contrastare, quindi ci sono dei segnali ben precisi, o come per esempio anche di fronte al Duomo, lì dove c'è il Bargino, ora lo stanno ristrutturando, però c'è la parete esterna, ci sono degli affreschi, perché ci sono tracce, basta saperle trovare, ci sono tracce dell'eresia catara a Firenze, ci sono i miracoli di Pietro da Verona, che era questo inquisitore, appunto, che a un certo punto il Papa manda a Firenze per intervenire, insomma, a modo che è energico, è quello appunto al quale si fa risalire la fondazione della Misericordia. In realtà lui viene proprio per armato, insomma, per eliminare i catari, e ci sono due obelischi a Firenze, uno è a Santa Felicita di Ladarno, obelisco, non so se ci avete presente, sì, di fronte alla chiesa di Santa Felicita, e uno è dietro Santa Maria Novella, che dovrebbero rappresentare la cacciata degli eretici da parte di Pietro da Verona e Ruggero Calcagni, che era inquisitore. In realtà sono stati cacciati, tant'è vero che sia Pietro da Verona che Ruggero Calcagni negli anni successivi risultano da altre parti, perché invece gli eretici ghibellini l'hanno mandati via. Ah, ecco, non è stato il contrario. È stato il contrario, però siccome tutto viene poi è vero che è stata fondata la Misericordia, che insomma erano persone che si dedicavano, però il fatto che insomma, cioè, la parte positiva e la parte negativa, sì, però certo. La verità, secondo il Davidson, insomma, che è uno storico che ha scritto la storia di Firenze, non è arrivato ieri, insomma, le cose sono andate un po' diversamente, magari non era italiano, lui era un po' più staccato. Sì, certo, è riuscita a vedere in maniera più obiettiva, sì, insomma. Comunque. Va bene, comunque al Pais sarà la protagonista anche del seguito, allora. Sì, ecco, sì, sì. Quindi seguiamo la storia di questa bambina che nel seguito cresce. Sì, esatto. Non muore. No, cresce, no. E a Firenze. E arriva a Firenze, sì. Ecco. Passando da altre parti, perché volevo proprio dare una panoramica. Diciamo, a me interessa che si ricostruisca un po' la verità su questa cosa, no? Quindi
a modo mio, perché E cosa senti te nei confronti di queste? io la dovevo fare sta cosa. Cioè, è nata una cosa dentro di te, qualcosa che ti ha Nata questa portato, sia a parte il passione, sì. discorso storico, l'interesse storico, va bene, ma c'è anche, cioè, si sente anche dalle pagine del libro, sono i tuoi occhi quelli che guardano attraverso quelli Un po' del meno paese, sì, no? perché Cioè, io quindi comunque ho fatto un po' di. c'è un'emozione lì, c'è un'emotività Sì, anche, non è ho fatto un po' solo. di ricostruzione anche. Noi culturalmente si viene, diciamo, da un ambiente cattolico, no? Comunque, quindi arrivare a capire certe cose con distacco non è semplice, perché insomma bisogna anche essere un po' obiettivi, no? E se uno vuole la verità, bisogna anche che sappia Anche distaccarsi dalle proprie origini e vedere le cose da un altro punto di vista. io volevo leggere questa poesia che è stata scritta da Giovanni Lindo Ferretti e mi è Per capitata caso. per caso, ma per caso non esiste, e mi ha colpita incredibilmente perché insomma io avevo già letto il libro di Sabrina e poi insomma con i Catari, un po' perché appunto essendo appassionati i Templari, l'eresia, insomma diciamo ci si riconnette un po' tutti. E quindi faccio questo piccolo introduzione. Occitania si intitola, quindi è: di là dal mio crinale, da cui si vede il mare, d'autunno e in primavera, con il tramonto sale l'odore degli orti, il suono delle corti, un gusto di equilibrio, di misura, mezzura, che non dura. Si intristisce la sera tra echi di dolore e canti di preghiera. È l'Occitania che ancora si dispera. Occitania, le donne, i cavalieri, i trovatori, i catari, le corti d'amore. Ai soldati che chiedono come distingui un cataro da ogni buon cristiano, Simone di Montfort, comandante del re in dotazione al Papa per la prima crociata, risponde: uccideteli tutti, Dio riconosce i suoi. Detto fatto, uccisi tutti. Occitans, tus oxis. Monsegur, anno 1244, Occitans, tus oxis. Al rogo gli occitani, vecchi, donne, bambini, vivi, morti, feriti, malati e sani, al rogo, e ancora gli par poco, se ne infanga la memoria, sbagliando la materia, il fango si fa terra, germoglia e fiorisce la storia. E Bello. questo a me questa mi ha colpito Mi è tanto piaciuto. perché. E vi volevo anche dire, se vi capita di leggerlo, che alla fine proprio, diciamo, quello che è l'introduzione alla seconda parte, ho riportato tutto il Padre Nostro Cafaro, cioè per intero, il testo per intero, che poi quando lo leggete lo vedete un po' diverso. E la cosa buffa è che uno storico francese, appunto, occitano, perché loro non si Sì, considerano francesi, occitano. uno storico occitano ha intervistato dopo la seconda guerra mondiale una signora che abita da quelle parti, vicino a Tolosa, e lei ha detto che ricorda che la nonna, perché lei quando era piccolina, ricorda di aver sentito la nonna recitare questo Padre Nostro. Quindi in realtà qualcosina È forse è rimasta rimasta, anche ai cioè giorni si sta nostri. ricordando. Questo Bene. è Cioè, ci sono domande, non so se qualcosa un No. po' che facevo la domanda. Cioè, Volete appunto, farmi si qualche dice domanda? anche Dante era catalano, no? Si Sì, dice, sì. si dice. C'è Felice Tocco, che è uno scrittore che ha scritto un bel po' di tempo fa, che ha scritto questo libro, Cosa non c'è nella Divina Commedia. Tutti Ah, i ho capito. sacramenti non ci Sì, sono. esatto. Sembra che Dante sia stato ispirato proprio perché comunque ha vissuto da ragazzino, era il periodo appunto che c'è stato il seppellimento di Farinata Giuberti, no? Sembra che abbia assistito appunto a queste Ecco, tombe date queste al rogo, note e fatte quindi al gioco. probabilmente è stato un po' condizionato perché l'ha vissuta sulla sua Perché l'ha pelle. vissuto, Sì. già. E anche la mamma di San Francesco diceva, no? La Che mamma di San comunque Francesco è francese. provenzale, Addirittura, sì, però insomma, se appunto si diceva prima, forse. Comunque uno degli storici di aspetti fama, insomma, dicono appunto, è e che comunque hanno ragione che San Francesco quel appunto
sarà stato influenzato, ma non era. Sì, non è Catro, no, no, però tanto, insomma, però era un'influenza un po'. Sì, questa apertura, diciamo, che, comunque, ecco, sì, ecco. Comunque uno degli aspetti più combattuti è proprio quello di non procreare. Sì, ma sì. Allora lei dice che è una questione soltanto del massimo, cioè il massimo a cui aspiravano, perché se era un milione di persone, in effetti, ma generavano questi virus. Sì, 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 certo. No, no, vabbè, probabilmente era una questione di come i frati, che vastità. Sì, e poi c'è anche conto, una questione di questo genere. Sì, e poi si è anche conto che molte persone che sono morte, quella frase che lei ha citato di questa... questa poesia e dice uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi, è stata, sembra, veramente sì, appunto pronunciata quando è stato durante la crociata, quella tra 1207, no, insomma il 1229, è stata pronunciata prima di distruggere completamente la città di Béziers, che fu veramente rasa al suolo da questo... Sì, ammazzarono tutti, cadano e non cadano. Quindi in realtà le morti imputate a questa crociata sono sicuramente, non coinvolgono soltanto i Catari, perché anche se i Catari, diciamo, facevano parte del tessuto sociale di quella regione, perché comunque si parla di una crociata, diciamo, che è una facciata, perché in realtà l'interesse è quello di conquistare il sud della Francia per annetterlo al nascente Regno di Francia. Ecco, ma la Provenza, la scuola provenzale, si trasferì da un punto di vista culturale in Sicilia, sì, 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 e fece la scuola siciliana, e poi si trasferì di nuovo a Firenze, sì, nuovo. Sì. Ma e questo è a Catari, originariamente, cioè, non si sa, perché la Provenza, appunto, la lingua d'oc, fu la, il nuovo stile fu proprio in Provenza. Sì, sì, ma ci sono dei sirventesi, che sarebbero questi racconti, diciamo, appunto, come dicevo prima, la chanson della crociata, che è appunto questo racconto della crociata, che parlano del... che sono anche delle provocazioni, perché sono in lingua, per esempio c'è addirittura un genovese, che ora mi sfugge il nome, però che è uno scrittore appunto dell'epoca, che parla male della Chiesa, appunto, che dice tutto quello che è successo, racconta tutto quello che è successo in lingua doc, e rammenta anche Sant'Ellero, quello che vi dicevo prima, appunto, perché nel 1267, quando arrivano i francesi, chiamati dal Papa, praticamente i ghibellini che si sono rifugiati, sono stati mandati via e si sono rifugiati, diciamo, nel contado, perché la parte di Firenze Sud, diciamo, verso il Val d'Arno, era una parte dove gli eretici erano ben accolti, e comunque, insomma, anche i ghibellini, quando diciamo, vanno via, si rifugiano a Sant'Ellero, lì c'erano le suore, e quando arrivano i francesi praticamente ammazza anche le suore, i bambini, e questo scrittore genovese, mi sfugge il nome, ma insomma su internet lo trovate, lui scrive proprio che a Sant'Ellero hanno fatto peggio i francesi e la Chiesa che i saraceni, per dire. Quindi questa lingua doc e comunque la cultura provenzale, in realtà comunque questa tradizione continua, e come vi dicevo all'inizio, appunto l'Occitania comprende anche il nord d'Italia. Ci sono delle persone che oggi si impegnano proprio quotidianamente per riportare il dialetto occitano, se guardate su internet c'è questa Chambre Doc, che è un'associazione della zona, mi sembra, di Cuneo, e loro si occupano proprio di riscoprire le usanze delle loro origini, insomma, e hanno una parte in occitano, proprio scritta, gli articoli sono scritti una parte in occitano e una parte in italiano, quindi non si può far finta, cioè fa parte della nostra storia. La Sicilia me l'avevi nominata anche te. E infatti, poi c'è anche questa cosa della Sicilia, siccome ho trovato dei documenti che attestano che appunto nella diaspora, diciamo, dei ghibellini, la famiglia Uberti, io mi sono interessata praticamente alla famiglia di Farinata e gli Uberti, alcuni vanno nella zona di Mantova, Verona, insomma, verso il Veneto, ma alcuni vanno e avranno anche dei ruoli importanti riconosciuti anche in Sicilia. Che era una zona che era rimasta con Federico II, anche dopo la morte di Federico II, probabilmente rimane, c'è questo intervallo dei francesi che arrivano, però poi vengono mandati via dagli spagnoli, quindi per un altro po', diciamo, queste persone forse continuano a esistere lì. E poi,
E poi si entra nel mito, no? E come ne sai, no? Poi si entra nella leggenda. Comunque, se vi interessa il documento, quello che dicevo, è stato trovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, quello del 1939, e questo autore qui che si chiama, l'ha praticamente ripreso e la traduzione del testo video, traduzione note, Giacomo Bettini. Praticamente lui ha preso il documento e ha lasciato la parte in latino a sinistra e la traduzione a destra. Quindi, se ve lo volete leggere integrale e farvi un'idea di quello che diceva Giovanni di Lugio.